waifu subito che. No, mostriamo di cosa è capace la guardia. Giusto, forza ragazzi. Ecco, qui ci sono i cristalli di salvataggio. Ah, ecco gli oggetti. Ah no, eh sì, vedi? Legname per tre. Ah, ok, quindi gli oggetti si vedono abbastanza facilmente in mappa. Sono un angioletto. Nova, non Nova. Quindi fai attenzione. Allora, altra cosa che è stata molto criticata dal gioco è il fatto di non poter salvare dove si vuole. Quindi è praticamente stile proprio retro, cioè si può salvare solo nei punti di salvataggio. Il salvataggio automatico verrà effettuato solo quando si cambiano le aree. Quindi ci sarà praticamente il cambio zona, mettiamola così, che creerà una sorta di salvataggio a parte automatico. Mentre invece i salvataggi che dobbiamo fare noi li dobbiamo fare tutti manualmente. Ecco, vedete? Autosalvataggio, che sarebbe quello della contea, quindi quando eravamo ancora in giro per la mappa, e poi invece il salvataggio manuale, che è quello nostro, che appunto possiamo salvare in modo manuale. E gli oggetti si prendono molto facilmente in realtà, sono ben identificabili. Sei erba curativa, molto shugodeniana. Proprio ci assomiglia tantissimo, anche se vabbè, amico affamato era troppo forte, aveva 1200 area. Altro legname. Questo complica le cose. Non conosco un modo rapido per aggirare l'ostacolo e non c'è modo di spostarlo. Dovremmo fare marcia indietro finché non arriveranno i rinforzi. Eccoci, fatevi da parte per favore. Zun zun zun. Ah, utilizza la runa. Ecco, altra finestrina tutta che si vive, che si muove. Era magia quella? No, era qualcosa di diverso. L'impero sta studiando modi per amplificare la potenza delle lenti runiche incanalandola attraverso un anello di controllo. È incredibile. Sarebbe bello se anche la mia lente ne fosse in grado. Hai una lente, Nova? Beh, signori e signori lupi, ne ho una anch'io. Che sarebbero praticamente le tecniche? Sfrega, sfrega e la magia dispiega. Bello. Ecco. Avete visto quello scintillio? Il mio potere in genere si concentra nella mano, ma non riesco a tramutarlo in magia. La potenza di una lente si adatta al talento di chi la indossa. La tua si limita a fare ciò che ti serve. Avete tutti una lente, quindi. Anche tu, Hildy? In un certo senso. Bene. Quell'anello di controllo è davvero impressionante. Sono dispositivi comuni nell'impero? Non lo so. Ma cosa più importante, tu, da dove vieni? Esatto. Da un piccolo villaggio sulle montagne. Madonna, proprio classico, proprio Ryube, tipo come la cittadina di Ryube. Che però era dell'impero, in realtà, Ryube in Suikoden, quindi. Ciao, ciao Sagina! Quindi. I tuoi genitori non hanno fatto storie quando hai deciso di unirti alla guardia? Perché i miei non erano per nulla felici. A dire il vero, i miei genitori sono morti. Offete, figura di merda. Oh, mi dispiace. Ah, non preoccuparti. Gli altri abitanti del villaggio sono come una famiglia per me, specialmente zia Marta. Lei non voleva proprio che me ne andassi. Se non vi dispiace, dobbiamo proseguire. Vabbè, sì, effettivamente qua si stavano mettendo a chiacchierare. Mi sembrava anche il. Non mi sembrava il caso. Altro tre legname. Che è una cosa che da un lato mi va bene, mi piace. Non sarebbe stato forse un po' troppo facile. Ah, telecamera qui non la posso cambiare. Non si può girare, quindi fixed camera durante l'esplorazione. Ecco, qui ci sono due strade e io prima vado di qua. E invece no, dobbiamo andare sotto che ho visto un forziere. Ah, che belli pivi.
dove devi andare a prenderti forzieri con equipaggiamenti, armi. Altro legname. Hai ottenuto anello con rubini. Ecco, vedi, già primo equipaggiamento. Anello con castone di rubino. Ah, vedi, forza fisica più 5. Si può equipaggiare da qua? Armamento, sì. Ok, si può fare dal menu. Ah, e ti fa vedere anche chi lo può equipaggiare. Ah, vedi, però un'erba l'hanno utilizzata. Un'erba l'hanno utilizzata in automatico, quindi sì, anche gli oggetti vengono utilizzati. Legname. Legname è indispensabile per lo sviluppo di una città. Va bene. Ecco, vedi, la magia soltanto lei ce l'ha, quindi... Allora, ecco, vedi, quindi dobbiamo differenziare. Perché ci sono le rune che ti dà la magia, perché lei ha la runa acqua, e invece loro hanno le lenti, che sono le tecniche speciali. Quindi, sì, sta cosa l'avevo letta in realtà, è che non ci ho fatto più caso. Ci sono le rune che sono le magie, effettivamente. Cos'è quello? Una specie di santuario, ma dall'aspetto insolito. Shuikoden, incredibile, una saga pazzesca. Bella, veramente bella. Tra l'altro targata Konami, quindi... Bella, bella, veramente bella. Non siamo soli. Restate allerta e continuate a muovervi. Ciao Rubri. Ed ecco che il mio piano di fermarci a fare un picnic va a farsi friggere. Pa-pa-param. 400 baka. Sarebbero i soldi. Allora, quando si... Allora, quando si salva non si recuperano gli HP, quindi forse ci saranno quelli specifici come i cristalli per farti recuperare gli HP. Sei tutta storta, sei. Allora, io volevo capire un attimo una cosa. C'è praticamente... Ecco, gruppo. Fronte, retro, aiuto, che è praticamente... Ecco, questa è una cosa... Questa è un'altra cosa che è stata aggiunta, che è simile a quello che c'era su Shuikoden 5, per chi ha giocato Shuikoden 5, dove praticamente si potrà portare un personaggio, anche non combattente, che ti dà praticamente una sorta di aiuto passivo all'interno del party. Quindi magari più esperienza, più soldi, più oggetti che si possono trovare in giro, eccetera eccetera. E poi ovviamente i membri di riserva, che questo invece sarebbe il convoglio, che però a differenza degli altri capitoli di Shuikoden possono praticamente essere sostituiti. Quindi questo è stato preso proprio da Shuikoden 5, dove potevi portarti praticamente altre persone da sostituire al party originale nel caso poi ti venissero magari a mancare, o comunque per motivi di trama o quello che è. Invece io volevo vedere se c'era se c'era modo di poter capire. Ecco, ok, c'è, sì, c'è. Allora, se notate, dove c'è praticamente l'arma, se notate dove c'è sull'arma, notate praticamente quella M sopra difesa, praticamente dove c'è scritto difesa. Se notate quella M è praticamente la possibilità di poter attaccare praticamente a corto, medio o lungo raggio. Ora, in questo caso lui, ecco, questa è una cosa che serve tantissimo per costruire le formazioni. Lui, Gar, praticamente può colpire da media distanza. Quindi vuol dire che se messo in prima o seconda fila può comunque colpire l'avversario. Può comunque colpire l'avversario. Quindi potete giocarlo sia avanti che dietro. Mentre invece lui, Sain, se notate, ha una S dove c'è lo sopra difesa, lì vicino all'attacco con la spada. Ha una S che vuol dire short range, quindi corto raggio.
per cui lui per attaccare deve necessariamente stare davanti. Stessa cosa per lei, che è quindi S, quindi corto raggio, a differenza, vedete, di loro che sono M, quindi possono stare sia avanti che dietro e colpire praticamente l'avversario, e lei che invece è L, quindi lungo raggio, e può solo stare dietro. Quindi non potete metterla avanti, altrimenti non attacca. Lei può attaccare solo da dietro. E sì, nelle retrovie i personaggi subiscono meno danni e fanno meno danni. Nella linea frontale fanno più danni e subiscono anche più danni. Sì, questa è una cosa che già avevano confermata. Ecco, qua poi si può vedere nel... Ecco, vedete, praticamente c'è attacco arma 4, fendente media, che appunto è la stessa cosa che vi stavo dicendo prima. Invece lui, Blitzclag, attacco d'arma, fendente corta, quindi può essere messo soltanto davanti. Ok, era questa la cosa che volevo vedere. Che questa è importantissima soprattutto per costruire parti in futuro. In base ai personaggi come vengono identificati. Come abbiamo fatto? Sono tornati indietro. Bene, bene, sento odore di mistero. Ovviamente poi quando monterò su YouTube metterò in evidenza tutte le cose che ho detto, perché poi le farò uscire anche su YouTube, diciamo, il gameplay completo lo farò uscire anche su YouTube. Pensi che... Sì, potrebbe essere collegato. E quindi devo... Ok, voglio proprio sapere a cosa serve. Ah no, ok, non me lo fa vedere. Ciao Alex. Vabbè, l'avevo detto che comunque per Euden sarei stato live. Quindi Però sì, ho cominciato prima rispetto all'orario normale. Siamo tornati al punto di partenza? Sembra proprio di sì. Che si tratti di una sorta di magia? Ecco, e quindi non devo interagire con questo? No, non mi ci fa interagire. Allora, intanto salviamo. Che già siamo andati più avanti. Ecco, vedi, possiamo andare... Ah, ecco, là allora non ci potevo andare. Ecco perché. Ah, noi dovevamo andare di qua. C'è qualcosa qui. Impugnate le armi, abbiamo compagnia. Vediamo se è il boss, il primo boss. Sopra di noi. Eccolo. Sì, il primo boss. Ah, questo l'ho visto. Sentiamo la host. Allora, 3 SP questo vuole. Ok, allora tu curati intanto. Tu incomincia ad attaccare. Tu attacca. Tu attacca. Tu attacca. E tu attacca. Bella la ostra, eh? Chissà se arriveremo ai livelli di un Necklord. Allora, tu attacca. Tu lentiruni che non la puoi utilizzare. Quindi attacco, attacco. Tu attacco ancora. Attacco ancora. E tu invece... Difesa magica agli alleati, 20 MP. Ok, vediamo le animazioni delle rune. Sono curioso delle animazioni delle rune. Colpo del succo gastrico. Ok, questa però è l'animazione base. Non è un attacco speciale della runa, quindi non è... Ah, che bello! C'è il simbolino. Tra l'altro è lo stesso simbolino di Ever Crisis, no? Col cappello da mago che ti dice...
È praticamente lo stesso simbolino, tipo difesa magica up. Ma tu la lente runica però non ce l'hai. Tu proprio non ce l'hai, però non me la fai utilizzare. Schivata. Lei ha pure schivata. Bello, c'è anche l'animazione del nemico in difficoltà, cioè dell'amico in difficoltà. Allora, tu attacco, tu diamo l'erba curativa prima che poverino ci creva. Ripristini negli HP di un alleato. Ah, vedi, è passata prima. Devo controllare la barra. È vero, devo controllare la barra dei turni nemici. Perché in base alle azioni tu puoi anche passare davanti. Ecco, vedi? Per esempio in difesa io passo davanti. È un po' come Octopath Traveler sta cosa. E tra l'altro il nome adesso è rosso dell'avversario, quindi vuol dire che sta per morire. Vedi, tu anche in base a quello che fai puoi anche passare avanti all'avversario. È un po' come Octopath, che se tu fai difesa praticamente passi avanti. E ancora è un po' presto, eh. È molto bello perché ovviamente il fattore nostalgia colpisce tanto, soprattutto se già conosci il genere. E soprattutto conosci anche la saga di Shuikoden, dove si è fortemente ispirato questo gioco, quindi... Però, diciamo, recensirlo ancora un po' presto. C'è qualche cosa che non va, e questo, vabbè, ci sta, però... Per ora sono troppo sul fattore positivo dell'emozione nostalgica, quindi... Non sarei obiettivo in questo momento. Un divoratore della foresta. Creano un sacco di problemi anche al mio villaggio. Siamo pieni di talento e sappiamo ciò che facciamo. Sì, grazie, gentile bestia. Ho un nome, Gar. Come desideri, maestro Gar. Detto da te sembra quasi sarcastico. Lasciamo perdere. Puoi chiamarmi Mio. Un momento. Davvero non ci siamo mai presentati? In tal caso, io sono Lian. Ti ho visto osservare le mie mosse durante la battaglia. Belle sgargianti, vero? Sì, era difficile non notarle. Eh già, proprio così. Beh, spargi la voce quando tornerai a Galdea. Voglio che tutti sappiano della super guerriera che hai conosciuto. Si mettono a ridere. Devo ringraziare anche te, Noah. Beh, ritieniti fortunato che l'abbiamo individuato prima noi. Comunque, siamo pronti a proseguire? Le rovine runiche sono vicine, lo sento. E tra l'altro lì c'è un forziere che ancora devo aprire. Smetti di monopolizzare tutta l'attenzione, novellino. Ricordati che io sono il main character, quindi purtroppo ti devi adeguare alla mia potenza. Medicina del risveglio. Ok, questa è tipo la coda di Fenice. Ecco, e qui possiamo attivare cosa? Ecco, questa è già una cosa che un pochettino dà fastidio. Cosa hai fatto, Noah? Perché delle volte non riesci a leggerlo subito, quindi devi aspettare praticamente che finisca. E la lega di titanio. No, quelle non ci sono, fortunatamente.
La nebbia si sta diradando, deve essere collegata al santuario. Ah, ecco, vedi, ok, ora possiamo salire. Una trappola realizzata per proteggere le rovine antiche. Ho letto diverse testimonianze su questi meccanismi. Quindi adesso possiamo attraversarla? Sì, adesso sì. Ah, quindi è questo, effettivamente sì, è questo che dovevo interagire. Quindi l'altro per che cosa mi permette di liberare la strada? Perché se questo mi ha liberato la strada qua sopra... Ovviamente salviamo per il momento, quindi va benissimo. Probabilmente neanche l'avrei conclusa. Però meglio così. La fortuna aiuta gli audaci, si dice. Guardate. Deve far parte delle rovine runiche. Ci hanno guidati fino a qui. Non penso che sia così, però proseguiamo. Niwa è molto 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 la Nanami della situazione, in realtà. È molto più lei Nanami che... No, forziere, fammi aprire il forziere. No, voglio il forziere. La fortuna ti sorride oggi, tenente. Visto? Ve l'ho detto, ragazzi, ci siamo. Sì, ma l'entrata è chiusa. Già. Ora la riapre lui con la... Non è un problema finché c'è ancora vita nelle rovine. Sinergizza con il suo anello? Minchia. Ah, ecco, vedi, le rovine runiche e le lenti sono strettamente connesse tra loro, anche se alcune rovine dimenticate non sono più reattive. Però vedi, reagiscono alle lenti, non alle rune, è diversa sta cosa. Anche se si chiamano rovine runiche, reagiscono con le lenti, non con le rune. Sta cosa è un po' particolare in realtà, perché dovrebbero reagire con le rune. Non finché non scopriremo se queste sono le rovine runiche corrette. Ecco, perché allora a questo punto potrebbe essere che ogni rovina runica è collegata a una sorta di, diciamo, della lente del personaggio per potenziarne magari gli effetti. Cosa intendi dire? Vediamo se ci ho azzeccato. Lenti, ah ok, il nostro vero obiettivo sono delle lenti runiche di calibro speciale, conosciute come lenti grezze. Ah, quindi devono trovare lenti grezze. Abbia detto qualcosa a riguardo. È così diversa da quella che abbiamo? Beh, penso di sì. Forse sono le invocazioni addirittura? Sì, è di valore inestimabile, perché ho visto che forse ci sono le invocazioni. Ne sono state scoperte pochissime. C'è solo un modo per scoprire se si trova qui. Non puoi essere più cauto? Voglio scoprire cosa c'è all'interno. Scommetto ci saranno così tante meraviglie che non ho mai visto. D'accordo. Allora siamo tutti d'accordo di esplorare all'interno? Bene. È curioso anche il fatto che poi combatteranno tra di loro prima o poi sti personaggi, quindi... Cappello a tricorno. Ok, quindi equipaggiamento. Aumenta magia di 3 e difesa di 2. E lo può equipaggiare soltanto lei o lei. Però mettiamola a lei. Fascia per la testa. Sottile drappo avvolto intorno alla testa. Vabbè, questo ovviamente è equipaggiamento base che, vabbè, non ci serve a un cacchio. Va bene. Tra l'altro belli dialoghi ai lati, tipo dialoghi ambientali. Ecco, vedi? Rovine runiche, no. Minchia, un altro salvataggio. Ah, ecco, ah sì! Forse qua c'è il boss, quello che si vede nel trailer, quella specie di colosso di pietra. Sì. No, no, fammi salvare! Minchia. Guardate questo posto. Sembra promettere bene.
Laggiù. Però minchia, mi fai la boss fight prima del salvataggio. Cioè, prima del salvataggio è un po' una cagata, eh. Cos'è? Non riesco a capire. Cioè, perché sennò mi devo riassorbire tutti i cosi, i dialoghi. È la lente grezza? Mettiamo il caso che lo sia. Tu cosa ci guadagni? Fama e fortuna? Diciamo solo che sarebbe un meraviglioso traguardo. Qualcuno vede un modo per raggiungerla? Beh, siamo arrivati fin qui. Diamo un'occhiata in giro. Ah, ok. C'è l'esplorazione, ovviamente, della parte. Ok. Beh, mi sembrava strana sta cosa. Okay, cioè, sarebbe stato un po' una cagata. Mi mettevi la boss fight. Ah, vedi, da qua si può passare. E c'è un altro salvataggio addirittura. Perché questa linea rossa? Perché è bloccata. Ok. Qua ci saranno, penso, altri incontri cose. Però perché un altro salvataggio qua? Gabo, grazie per la sub. Bentornato. Non è partito l'alert. Forse, boh, non lo so. Grazie per la sub, bentornato. Un altro di quei cancelli. Ci penso io a questo. Strega, sfrega e apriti senza fare una piega. Ah, è vero, perché potrebbe essere che reagiscono con le lenti, però non la sua. Apriti, stupida porta. Credo che sia più... ora funziona con lui. Ovviamente main character OP. In qualsiasi cosa che fa. E infatti sì. Già. Cosa? Ok, ora il novellino sta seriamente oltrepassando il limite. Scusa capo, non posso farci nulla, ho un talento naturale. Fantastico, andiamo. Belli, sì, i parietti comici sono sempre belli in questi giochi. Ah, pronti. Chiusi dentro. Siamo bloccati qua dentro? Qualcuno deve proprio volerci qui. Oppure volerci lontano da qui. Forse è più la prima che la seconda. Conoscendo i miei polli. Allora, qui fixed camera, quindi non possiamo girarla. E questa è una cosa positivissima. Ah, vedi, qua ce ne vogliono tre, mi sa, vero? Qua bisogna stare in tre, poi. Quindi per ora lì non ci possiamo andare. Qui è bloccato. Ecco, dobbiamo andare di qua. E se vado dritto da qua un attimo per vedere cosa c'è. Ecco, qui è bloccato. Perché là bisogna... Ci sta per la stazza che possiede. Quindi è un... infatti immaginavo. 400 baka. O baqua. Penso baqua. La moneta locale. Abbiamo attivato qualcosa. Ah, i simboli che c'erano per terra. Cerchio, triangolo, quadrato. Ah, forse li dobbiamo fare in ordine. Questo posto è fantastico. Cosa sono quei simboli? Devono significare qualcosa. Sembra anche che il vento abbia cambiato direzione. Forse ci sono dei nuovi posti da esplorare? Ah, ho attivato il pannello con i simboli cerchio, quadrato e triangolo. Mi sa. Eccolo, sì, e li devo premere in ordine. Cerchio, quadrato e triangolo. Vabbè, easy. Ah no. E com'era l'ordine? Non era cerchio, quadrato, triangolo? Oppure ho visto male? Forse quadrato, cerchio, triangolo, vediamo. Ah no, oppure forse devo trovare proprio l'indizio vero e proprio? Scusa, ma non me l'ha dato qua? Cerchio, triangolo, quadrato. Ah, ok. Ho fatto al contrario. Ok, allora l'avevo letto male, veramente. Cerchio. Sì, sì, lo so. Giustamente, a prova di deficiente, poi ti dicono... Ah, forse prima abbiamo visto
la soluzione. Magari dovremmo ricontrollare. Beh, ci sta. Bravo novellino. Grazie, Lian. Lian o Lian. Penso più Lian. Dovrei sentire come la pronunciano. Il tenente ha riso? Tutto bene? Hai un crampo alla bocca? Devi essertelo immaginato. Andiamo. Vedi, sembra proprio veramente la storia tra Joey e Ryu di Chuikoden 2, dove sono tipo con questo feeling iniziale e poi si ritrovano praticamente a combattersi dopo per... perché è così, no? Proprio la storia ti porta a farli combattere. Qua ci sono tutte X. Ok, pensavo fosse suggerimento per l'altra porta, ma mi sa di no. Quindi ogni porta, vedi, sì, effettivamente ci sono i tasti da premere per ogni porta, quindi anche le altre si potranno aprire. Ok, forziere, altri 400 Bakwa. È vero che anche io ho gusti particolari e quindi... diciamo, a me piacciono le host, quelle un po' più particolari, però... forse mi sarei aspettato un host forse un po' più moderno, un qualcosa di un po' più moderno. Mi sembra forse un po' troppo classico. Cosa ne pensi? Siamo giunti al capolinea? Ah. Per illustriamo la zona. Ci penso io, ora faccio un colpo di spada così. Lei si incazza. A me sembra un vicolo cieco. Anche a me. E allora dovremmo semplicemente... oh. Attenzione. Ah, minchia. Ora c'è la parte dove siamo tutti e due. Noah. Sì. Ecco, vedi, questa cosa tipo della vignetta che si muove l'hanno criticata in tantissimi. Ho visto un paio di recensioni prima di giocare e tutti l'hanno criticata ed effettivamente...